possiamo anche calcolare il lato di questo esagono dalla richiesta che il lato sia lungo quanto l'arco. L'arco lo dobbiamo ricalcolare perché è più corto dell'arco della F, l'arco della H è più corto e utilizzo lo stesso procedimento di calcolo, quindi due volte metà arco da meno B a 0, questo è DL, qui non lo chiamo L, lo chiamo K, quindi DK è il pezzettino d'arco integrato da K. Quindi K è sia il lato dell'esagono che la lunghezza dell'arco di H. Con le stesse formule identiche di prima cerco una primitiva, quella con costante di integrazione nulla, era la t-1 su t, la integro tra e alla meno b e 1 e ottengo e alla b meno e alla meno b, sono le stesse formule di prima, prima era con a, perché l'integrale si faceva tra meno a e a, adesso tra meno b e b. E andando a sostituire i valori trovati prima per e alla b e alla meno b, cioè radice di 3 e il suo reciproco, otteniamo 2 su radice di 3 lunghezza dell'arco, che è ragionevole perché se noi guardiamo la lunghezza di questo arco tra meno b e b, più o meno è leggermente più lunga, più lungo dell'unità. 1 è praticamente la lunghezza di questo lato, di questo quadrato a matita. Quindi un arco lungo 1,2 ci può stare. Inoltre, se il lato è lungo 2 su radice di 3, in quel momento, cioè nel momento in cui lo spigolo, il vertice dell'esagono si trova esattamente tra due gobbe, il centro si trova ad altezza 2 su radice di 3 anche lui, in quanto questo segmento è lungo quanto il lato, quindi è lungo K 2 su radice di 3. Questo ci fa capire che mentre l'esagono rotola su questa pista, su questa pedana, il suo centro si manterrà a un livello, a un'altezza yc costante pari a 2 su radice di 3. Quindi ci attendiamo yc costante, questo valore 2 su radice di 3. E ora lo andiamo a verificare. Consideriamo questo triangolo in particolare, per non stare a disegnare tutto l'esagono, disegniamo solo questo triangolo, immaginando un istante leggermente successivo a questa figura, quest'altra figura è un istante leggermente successivo, in modo tale che l'esagono abbia rotolato un pochino. Infatti il punto di tangenza non è più B, meno B, ma si è spostato in A. Procediamo nello stesso identico modo di prima, quindi calcoliamo yc, in questo caso generico, con il punto di tangenza in A, sommando la funzione fx, questo tratto, più ca. Ca come prima lo calcolo d su coseno di alfa, d è l'altezza del triangolo. E l'angolo alfa è questo, che è esattamente uguale all'angolo descritto da questo lato, cioè dalla tangente. Ma questo D vale 1. Infatti D lo posso ricavare per esempio dal teorema di Pitagora con questo l'ipotenusa K e quest'altro cateto K mezzi. E comunque D è metà lato, quindi essendo questo un triangolo equilatero, è metà lato, quindi K mezzi per radice di 3. Ma siccome K è 2 su radice di 3, K mezzi radice di 3 fa 1, quindi D è 1 e lo vado a sostituire qui. Invece 1 su coseno di alfa, come prima, è la radice quadrata di 1 più F' alla seconda. E questa radice quadrata uguale a prima è e alla x più alla meno x diviso 2. Infine sostituisco la funzione con 2 su radice di 3 meno la g. E come accadeva prima, la g si semplifica perfettamente con la radice quadrata e quindi rimane semplicemente 2 su radice di 3, valore costante per ogni x, in quanto la x è sparita dalle formule. Quindi vuol dire che la y del centro si mantiene costante al valore 2 su radice di 3, che era il valore che avevamo già intuito prima,